Cari telespettatori di Fano TV, oggi ci troviamo in via Mattei, nella zona dell'ex zuccherificio a Fano, perché vogliamo farvi conoscere il mondo dello Scout Park intitolato a Francesco Tonucci. Conosceremo anche tutte le varie attività e le associazioni che ne fanno parte. L'associazione Scout Park Feturucci è nata nel ricordo di Francesco, un piccolo scout, un lupetto che purtroppo quando è entrato a far parte degli scout a Gesci di Fano era già malato. Aveva la sindrome di Louis Bar, una malattia generativa molto grave. Le sue condizioni di salute, però, non gli avevano impedito di partecipare con tanta determinazione alle attività che svolgeva il suo gruppo, come la messa a dimora delle ghiande di una varietà di quercia, il leccio, così che, piano piano, quell'area abbandonata di via Enrico Mattei è stata trasformata in un bosco di lecci. Ma non è stato tutto facile, vista la burocrazia e la diffidenza dei vicini. Poi, negli anni, questa zona è stata bonificata, è stato realizzato un pozzo, sono stati piantati alberi, siepi, arbusti, fino ad arrivare ad oggi, dove la Scout Park collabora con la GFH, l'associazione genitori con figli disabili, nella gestione della casetta, nata come punto di riferimento per le uscite degli scout e diventata nel tempo una struttura a fruizione pubblica per l'intera collettività. Francesca, dunque da quanto tempo esiste questo spazio, questo parco? Allora, questo spazio esiste da circa un trentennio. Era una discarica, è stata trasformata in uno spazio bellissimo, perché tutto ciò che vediamo è il risultato di un lavoro costante e continuativo dell'associazionismo, spec nello specifico degli scout, che si sono impegnati a rendere uno spazio vivibile per restituirlo alla città. E come peculiarità, questo spazio ha una duplice funzione: cioè, qui dove siamo, è uno spazio aperto di utilizzo comune. Lo spazio antistante la casetta è di utilizzo, ma è soprattutto ricondotto alla famiglia o all'associazione o chi eh, prenota la casetta. Vediamo anche che c'è un'area dedicata ai giochi, quindi per i bambini, diverse associazioni che collaborano anche con persone diversamente abili, dunque è davvero un'area polifunzionale. È un'area polifunzionale perché la disabilità eh, ha una peculiarità, non toglie niente a nessuno, restituisce tanto. Eh, non è una retorica, come diciamo a volte si può accadere in un discorso di retorica, ma è effettivamente una realtà. Eh, diciamo che con la sensibilità che si ha verso la disabilità si può restituire tantissimo, e di difatti, questo è uno spazio che ha angoli gioco per bambini eh, di varie fasce di età, eh, i giochi che sono acquistati, acquistati, sono stati acquistati grazie appunto a questo eh, diciamo, eh, utilizzo. Condiviso, perché la casetta viene presa e lasciata come si trova e migliorata perché poi eh, diciamo, eh, tutto ciò che viene fatto è conseguenziale all'uso della casetta, quindi le richieste che vengono evidenziate nel, nell'arco dell'anno appena si può si, può, si realizzano, tant'è che quest'anno è stato ampliato tutto il salone, è stato rinnovato completamente eh, l'angolo cottura e poi negli anni sono stati aggiunti il forno a legna, eh, l'accessibilità del bagno, eh, c'è la possibilità di utilizzare lo spazio esterno per dei bar. Bercu, c'è un angolo anche dedicato come vedrete stasera, proprio anche la possibilità alle persone di potersi sedere e parlare, quindi può essere effettivamente utilizzato in tanti modi. E la bellezza è che questo spazio viene utilizzato dall'associazione o dalla realtà che in quel giorno la prenota a un, diciamo, con un'offerta minima, ma che poi ha l'opportunità di starci tutto il, giorno, tutto il giorno. Dobbiamo dire dunque, una casetta che è stata ristrutturata, ma anche arricchita con delle foto, con delle notizie, articoli di giornale che raccontano un po' tutta l'evoluzione, tutta, la, tutta storia, la storia proprio dai primi giorni. Proprio dai primi giorni, perché questo era uno spazio lasciato in abbandono e di conseguenza, gli scout che rientrano nella loro mission, tra virgolette, cioè quello di eh, salvaguardare l'ambiente, eh, si è iniziato con il pensare di poter eh, migliorare questo spazio e da lì eh, si è iniziato a costruire, a realizzare prima una piccola capanna, poi mano a mano eh, si è ampliata. Oggi abbiamo uno spazio eh, molto ben attrezzato che si può stare sia in inverno che d'estate perché c'è il riscaldamento, e quindi c'è anche tutta una veranda esterna che negli anni si è eh, diciamo, realizzata. Diciamo che è uno spazio perché mh, crediamo tantissimo nel ritrovare il valore dello stare insieme e lo stare insieme è possibile anche là dove è possibile, sicuramente soprattutto anche in sicurezza perché pensiamo anche al fatto che una famiglia nel momento che viene qua o un'altra realtà deve essere certa di eh, stare tranquilla, quindi i bambini possono giocare liberamente, i giochi sono tutti a norma, eh, quindi c'è un'attenzione molto particolare e in più all'interno di questa realtà sono stati, si stanno portando avanti dei progetti eh, molto interessanti perché comunque eh, diciamo, si condivide lo spazio ma anche proprio ad un percorso di crescita. C'è da dire che la casetta oggi è eh, occupata per tutto l'anno eh, grazie a un lavoro quotidiano che svolgono dei ragazzi e presso H risponde nell'attuale sede del centro di documentazione che è stato di nuovo assegnato alla GFH con un progetto e in questo spazio i ragazzi eh, a turno quotidianamente prendono le prenotazioni per l'utilizzo di questa casetta e la bellezza di queste prenotazioni è perché persegue il concetto di inclusione, cioè il ragazzo con disabilità deve misurarsi nella quotidianità con la persona Comune, deve essere riconosciuto per le sue capacità e conseguentemente rispettato. Quindi da noi il rispetto inizia dal filo del telefono. Gianni è il responsabile del progetto Libera il Tempo, un progetto che è nato nove anni fa e che ha eh, la sua sede proprio all'interno di questo parco. Gianni, di che cosa vi occupate esattamente? Ma il progetto che si chiama appunto Libera il Tempo è proprio nato con l'idea di dare opportunità nel tempo libero a ragazzi disabili di Fano, ma anche diciamo dei dintorni, è un, è un progetto appunto è nato come si diceva nove anni fa e si caratterizza appunto per l'attività diciamo, qui all'interno della casetta ma non solo perché è anche il nostro costume uscire spesso anche, anche in città, andare al ristorante, andare a mangiare una pizza insieme, ecco, quelle cose che mh, possono fare un gruppo di, di giovani, di ragazzi, una compagnia, noi lo stesso la traduciamo anche con soggetti con persone con disabilità. Ecco, Qual è la fascia di, di età? Eh, la fascia di età va da, sono tutti i ragazzi maggiorenni, andiamo grossomodo dai 23-24 anni fino ai brillanti 60-62. Come e quella, sottoscritto. E quella che vediamo intorno a noi è una mostra itinerante, una delle attività appunto svolte da, da questi ragazzi, da questi uomini e donne. E hanno praticamente osservato degli animali e poi cercato di riprodurli con un disegno. Esatto, sì, loro hanno una, una grossa capacità, secondo me, creativa. Infatti, se si vedono gli animali non sono esattamente gli stessi ma loro poi gli danno questa, questa loro personalizzazione eh, in maniera molto, molto felice, molto brillante, tra l'altro con un bellissimo uso dei, dei colori come, come si può vedere. E possiamo osservarlo anche dalla tua maglietta? Esatto, la maglietta è un eh, cadeau, è un regalo a cui tengo molto, che mi hanno fatto i ragazzi perché ognuno di loro ha riprodotto la sua farfalla. Quest'anno appunto il, eh, loro hanno così preso eh, come, come animale totem, come animale simbolo, la farfalla. E poi appunto ho chiesto proprio per questa cosa e loro hanno espresso in un quadro che forse poi potremo anche, anche vedere eh, il perché di questo quest animalissimo tra l'altro la, la farfalla è, un, è il simbolo della, della libertà. Per cui ecco, loro hanno in qualche modo così anche eh, offerto questo tipo di caratterizzazione. Ecco, oggi molti di loro sono presenti proprio perché appunto vi riunite qua tutti i martedì ed è una festa di mezz'estate, sì, come mi ho... raccontate. Sì, oggi è un giorno speciale perché il, 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 tutti gli anni a fine diciamo, del periodo estivo le attività riprenderanno poi in settembre e facciamo questo incontro eh, con, con genitori, con familiari, con amici. E' un incontro così, che non, non, non retorico, un incontro di proprio in, una cosa fatta in amicizia e poi mangeremo qualcosa tutti insieme, tra l'altro un ringraziamento particolare ai familiari che sono quelli che offrono la loro disponibilità nel preparare piatti, pasti eccetera. Allora, li andiamo a conoscere? Assolutamente sì. Ed eccola qua la squadra del progetto Libera il Tempo. Sì, eh, sono i miei collaboratori, ma sono praticamente il, siamo praticamente tutto un gruppo. Tra l'altro poi quest'anno loro hanno lavorato più di me perché ho avuto delle attività extra proprio a livello comunale e sono loro che stanno portando avanti il progetto in maniera splendida. Per cui volevo farvi riconoscere uno per uno Ale, la Miki, la Laura. La Debora e Laura 2, Laura un'altra Laura. Sono come dicevo prima appunto sono volontari ma sono anche tutte persone che hanno un loro percorso scolastico ma anche di, eh, di impegno veramente notevole. Gianni, importante anche la collaborazione con l'associazione AGFH. Assolutamente indispensabile perché appunto il progetto è, è nato sì in una discussione tra, tra varie strutture cooperative eccetera. Poi chi realmente ha colto l'occasione e eh, continua a ringraziare questa cosa è stata la GFH che ha creduto molto in questo, in questo progetto e abbiamo avuto l'opportunità di, di avere il presidente eh, Caimmi che potrà spiegare più, più da vicino questo, questa loro volontà che, per la quale veramente questo progetto continua a crescere. Ecco, non ci spostiamo allora da Leonardo Caimi, presidente dell'associazione AGFH, un tanta tanta volontà lei eh, di, di portare avanti con determinazione i suoi progetti. Da 16 anni, eh, da 16 eh. anni, tanta volontà, sì sì. No, questo progetto eh, diciamo che libera il tempo è venuto fuori dopo perché noi siamo partiti già dieci anni fa con eh, gli amici della, 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 dei, dei scout. No? Per tenere impegnati dei ragazzi, due ragazzi al giorno, durante la settimana, per i cinque giorni, a Carisponde, viene chiamato questo piccolo progettino. No? A Carisponde, che dove ci sono due ragazzi diversamente abili che prendono le telefonate. Dalle famiglie che vogliono eh, prenotare per la domenica, il sabato, gli altri giorni, qualsiasi, la casetta degli scout, come, come succedeva prima. Con, con i ragazzi, con quelli dei scout che loro prendevano le telefonate, però dopo ci siamo messi d'accordo, loro eh, ci sono tolti un problemino perché <ride> son toti, e noi invece ci abbiamo guadagnato proprio in modo che questi ragazzi invece di, di, di stare a casa i pomeriggi, no? perché la mattina beh, stanno lì e piano piano stanno imparando a lavorare con il computer, ci siamo insomma, adeguati abbastanza. Dopodiché ecco, è, è venuto fuori anche questo progetto con Gianni Collina del Libera il Tempo che vengono giù una volta o due volte adesso alla settimana, questi ragazzi che qui fanno anche cose ludiche, in modo che non sono i, i soliti disabili di una volta che, poverettini, dovevano stare dentro casa. A, sopra le spalle dei, dei genitori. Certo. Riescono a socializzare, a stare insieme, insomma nei momenti di, in cui appunto, stanno in compagnia ma anche nei momenti in cui svolgono delle attività importanti per loro. Certo, eh, poi soprattutto quel, quello che dicevo prima, anche, rispo, eh, anche a rispondere eh, questi ragazzi si devono a, a raffrontare con eh, i, i, il normo dotato sì. che viene a prendere le chiavi, a rispondere, <ride> per cui quell'altro il normo dotato ad stare i tempi di loro. Eh, perché sì, se se. De Dice sì, 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 aspetti, e poi dopo. No, no, sono ma bravi eh, questi ragazzi, sono bravi volenterosi. Van, van benissimo, van benissimo, van benissimo. Infatti, la mia grossa preoccupazione è che questa, che questa cosa deve durare per altri vent'anni, trent'anni, anche quando io non ci sarò più. Deve durare perché è, è importantissima questa cosa. Ci siamo spostati in un'altra zona del parco tunucci e quello che vedete alle mie spalle è una struttura, una nuova struttura che non fa parte in realtà dell'associazione Scout Park, ma eh, di due persone che poco tempo fa hanno deciso di intraprendere questa eh, nuova attività. E come da cosa è iniziato il tutto? Ma ehm, siamo venuti a conoscenza che c'era la possibilità di fare dei chioschi all'interno dei parchi di fano che il comune sapientemente. Eh, cerca di rivitalizzare. E quindi abbiamo preso la palla al balzo, la mia socia vende strutture in legno, e quindi da cosa nasce cosa, e abbiamo iniziato a costruire qualcosa all'interno di questo parco. Proprio in quanto tale, cerchiamo di essere attenti a tutto quello che è l'ecologico e l'ambiente, quindi è un locale completamente plastica free: la singola cannuccia con cui il bambino può bere un succo biologico sarà fatta di amido di pasta e non di plastica. Il caffè è biologico, il gelato è biologico e anche senza glutine e quindi cerchiamo di avere un'attenzione anche legata a dove siamo, usiamo energia rinnovabile con pannelli solari e l'idea è anche di rivitalizzare il parco con annessi sportivi. Nel momento abbiamo anche organizzato otto eventi di musica live dal vivo, eh, con complessi rock, eh, direi i, le migliori cover band del centro Italia. Abbiamo preso. Eh, eh, quindi ogni venerdì possiamo dire che lo scout è rock. Benissimo. Proprio per il legame con questo parco, avete deciso di chiamarlo Scout Park. Esattamente, sì, innanzitutto qui c'è l'associazione degli scout qui di fianco, quindi eh, è una situazione già identificabile. Eh, ho visto che c'è un'associazione che si dedica al, insomma, a questo patrimonio naturale. Eh, ecco, noi cerchiamo di... abbiamo già iniziato a collaborare, quindi di, di fare qualcosa insieme. Eh, eh, nel, sicuramente il prossimo anno abbiamo già concertato con il comune che metteremo anche delle postazioni per fare fitness da parco. E Insomma, quindi... Tantissime novità, tantissime iniziative. Dove è possibile tenersi aggiornati? Esiste una pagina Facebook dove abbiamo già messo gli eventi e il menu che più o meno che, che facciamo. L'inaugurazione è il 10 di agosto e partiamo subito con la cover dei Foo Fighters, e quindi c'è la possibilità di venire a giocare con il proprio cane, con i propri figli nel parco, ascoltarsi la musica del vivo. Come vedete abbiamo messo in maniera assolutamente diffusa delle panche, e si può mangiare un po' di tutto. Abbiamo creato un menu ad hoc per quella serata, ma ce n'è per tutti i gusti. Parole guida che negli anni hanno accompagnato l'associazione Scout Park e Fettonucci rientrano anche quelle del fondatore dello scoutismo Baden Powell. Ad esempio lasciare questo mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato o la bellezza crea ricchezza e ancora prendere la vita come un gioco. Proprio a tal fine nei parchi gestiti dai volontari ci sono delle aree dedicate al gioco di squadra come campetti da calcio e da pallavolo. Intitolata Baden-Powell è anche la pineta di Ponte Metauro, come si può leggere dal cartello posizionato in occasione del centenario della sua morte. La pineta, situata nei pressi del santuario della Madonna del Ponte, è una vasta area verde che nel Medioevo veniva utilizzata come riserva di legname. Il luogo, proprio alla foce del Metauro, è legato alla leggenda dell'uccisione nel 1215 di un gigantesco serpente o dragone da parte di San Francesco. Negli ultimi decenni invece la zona era stata abbandonata a se stessa, all'incuria del tempo e degli uomini. Era stata prima semidistrutta dalla nevicata del 92, poi da un fortissimo temporale che nel 2001 aveva abbattuto tutti i pini ad alto fusto presenti. Oggi la pineta di Ponte Metauro ha un fascino particolare e misterioso. È il frutto dell'unione dei due gruppi scout a Gesci e FSI e la cura del parco è stata affidata all'associazione Scout Park Effetunucci appunto e alla GFH di Fano. Oltre ai giochi, alle panche e ai tavoli è possibile ammirare un murale di San Giorgio, è presente la lapide commemorativa di Don Gualfardo, promotore e fondatore dello scautismo fanese, mentre nella parte opposta una porzione di Pineta è stata lasciata colonizzare dalla vegetazione spontanea per scopi didattici. E se oggi la Pineta è un parco cittadino fruibile dove famiglie e giovani possono incontrarsi e socializzare e dove le associazioni possono organizzare feste e iniziative, lo si deve anche ad ASET SPA, che si è occupata più volte della sua pulizia all'amministrazione comunale che ha potato e ripulito i pini dai rami secchi e ripristinato la recinzione e alla signora Maria Grazia Brunori che ogni giorno si occupa della pulizia dei servizi igienici rendendo dignitosa la permanenza nel parco una Fano migliore dunque è possibile, una Fano dove le istituzioni, le associazioni e i privati cittadini collaborano insieme, una città dove la gente sente propri gli spazi comuni e li rispetta ed anzi li realizza per il bene comune.